le tinte forti già molto presenti all'interno della drammaturgia musicale di Giuseppe Verdi ci hanno suggerito un mondo astratto, un mondo che potesse in qualche modo raccontare questo luogo di perversione che in realtà abita tutta la prima parte del dramma di Victor Hugo. La struttura che ospita il nostro spettacolo è una struttura estremamente semplice, fatta soltanto di cenci, di roba che potesse dare in qualche modo la possibilità di vedere un mondo in disfacimento, un mondo proprio deteriorato. Victor Hugo dice: siamo al termine di una festa che ha evidentemente degenerato. Ovunque ci sono segni di perdizione, sembra quasi essere all'interno di un'orgia. E poi anche tutte le altre materie dello spazio sono tutte materie che vanno in trasparenza, sono materie che ci danno la possibilità di poter vedere un dentro e un fuori soltanto a nostro piacimento. Tutto corre ad una velocità eccessiva, come se si andasse a 200 km in autostrada ma contromano. Per poter raccontare un mondo veramente di degenerazione, dove le donne sono veramente dei puri oggetti per gli uomini, puri oggetti a puro scopo sessuale. La luce qui darà la luce e le ombre proiettate su queste stoffe, su queste pareti, veramente avranno una forza evocativa, mi auguro, anche estremamente poetica.